High Tech. È una roulotte? Oppure una barca? Nessuna delle due, o tutte e due. È un Seelander, una roulotte galleggiante inventata dal tedesco Daniel Straub. Il Seelander ha un piccolo motore elettrico sufficiente per spingerlo a una velocità sull'acqua di 9 km all'ora. Il grande vantaggio è che si possono combinare due modi di viaggiare e così si offrono molte più possibilità. Quando si posseggono sia una barca sia una roulotte, bisogna decidere quale portarsi in vacanza. Con Seelander la scelta non si pone. Il Seelander può ospitare due persone e ha tutti i comfort di una roulotte, compresa una piccola cucina, un letto e uno stereo. Se si vogliono ammirare le stelle o ascoltare il canto degli uccelli non c'è problema, il Seelander ha un tetto che si stacca. Si tratta di una visione che abbiamo trasformato in realtà, ma naturalmente per la maggior parte delle persone si tratta di qualcosa di completamente nuovo. Spesso ci guardano con stupore chiedendosi chiaramente che cosa stanno facendo quei matti in acqua. Il passaggio dal mare alla terra può essere fatto in pochi secondi. Seelander può essere agganciata a una macchina, come una roulotte, ma non è a buon mercato, almeno rispetto a una roulottina normale. Il modello base costa circa 15.000 euro, con gli optional si arriva a 18.000.